parte con il piede giusto l'esperienza di Gianluigi Tavone come tecnico della Chaminade. Nel secondo confronto di Coppa Italia di Serie B, valido per il gruppo 4 della Pool 6, i rossoblù campobassani ospitavano al Pala Selvapiano il Futsal Torre Maggiore, con l'intento di risalire alla sconfitta della prima giornata per 3-0 in casa dello Sporting Venafro. Sin dall'avvio sono i campobassani a fare la partita, andando a trovare la rete del vantaggio con Paulinho Garibaldi. Prima della fine del tempo, peraltro, c'è spazio anche per la doppietta di Vaino, che fissa il risultato sul 3-0 dopo 20 minuti effettivi. Nella ripresa, gli eventuali sforzi di risalita dei pugliesi sono vanificati dalle reti realizzate nell'arco di 4 minuti, prima da Passarelli e poi da Vaino, che completa così la sua tripletta. Per il passaggio al secondo turno diventerà così decisiva la sfida del 21 dicembre in Puglia tra Torre Maggiore e Sporting Venafro. Per la Chaminade, invece, la prospettiva a breve termine sarà ora quella dell'esordio in campionato sabato ad Ostuni,